Borgonzoni. Ma certo, non si può che condividere un atto del genere, perché al di fuori delle immagini che possono, certe, usate spesso da molte televisioni, impietosirci, perché siamo, nessuno ha un razzismo a priori come vorrebbero far passare la Lega, noi siamo pronti a aiutare le persone che sono realmente profughi, realmente scappano dalle guerre. Queste persone però vanno aiutate là, perché qual è il problema? Che dandogli la speranza comunque qua di trovare una nuova America, di trovare tutto, di poter avere tutto, che è un messaggio chiaro che mandiamo ad esempio in Italia mettendogli in alberghi, perché noi queste persone arrivano, le mettiamo in delle ville, in degli alberghi, chiedono l'aria condizionata, e questo lo vediamo da nord a sud, non gli va bene i pasti che gli vengono dati, quando poi si creano tutti i problemi con i restanti italiani che non arrivano a fine mese, vedono queste persone che si lamentano di tutte queste cose. Per cui i campi profughi vanno fatti assolutamente là, bisogna trovare il modo di farli là, come poi aveva fatto laddove, anche scusi, Maroni quando era ministro. In Libia? In Libia. In Afghanistan, in Siria? No, in Afghanistan non si può, è ovvio, bisogna trovare degli accordi. Come ci è riuscito Maroni? Quando l'ultimo anno che era ministro sono stati 4.600 gli sbarchi in Italia. Bisogna farlo anche ora, perché il non possiamo aiutare Gheddafi, tutta e questa gente. Come, non no? possiamo aiutare tutta questa gente, di cui buona parte, e lo sappiamo dai dati del ministero, sono persone che non scappano da delle guerre, sono dei clandestini.